Nell'anno che celebra il sesto centenario dalla nascita di Federico da Montefeltro, la Galleria Nazionale delle Marche ha aperto al pubblico 6 sale, orientali e roveresche, al secondo piano di Palazzo Ducale, un percorso dedicato all'arte con grandi spazi realizzati e decorati sotto i della Rovere, in cui sono stati raccolti dipinti e rilievi di Federico Barocci, opere del 500 e del 600. È stato aperto anche il gabinetto dei disegni e delle stampe, dove per la prima volta è stata presentata al pubblico una raccolta grafica che permette di vedere in un solo colpo Barocci, Carracci, Domenichino, studiando nel dettaglio la grande tradizione grafica italiana. Questa apertura dà il là all'apertura di tutto il secondo piano che terminerà il 14 luglio con l'apertura delle sale occidentali, quindi alle mie spalle, dove esporremo 111 dipinti provenienti dalle nostre collezioni e dal prezioso deposito della collezione Cari Pesaro e la collezione Volponi, frutto della donazione di Volponi. Un percorso complesso che ci permetterà di osservare la pittura fino al Settecento, grande stagione che vede Urbino al centro del rinnovamento del pontificato Albani. Protagonista anche la Galleria del Pasquino con una raccolta di maioliche in mostra permanente. Non è casuale ovviamente la collocazione delle maioliche in questo luogo meraviglioso. Ci troviamo nel luogo di passaggio tra gli appartamenti rovereschi e la nuova ala. Questa è la parte più illuminata dell'intero palazzo perché ha le finestre che si rivolgono a sud. Questo gioco di luci permette di valorizzare maggiormente la maiolica, perché la maiolica è l'unica arte che oggi possiamo conoscere come quando uscì dalla fornace. Di conseguenza, come potete ammirare, queste maioliche brillano alla luce del sole. Più nel dettaglio, come ha spiegato l'ispettore onorario della Soprintendenza delle Marche, queste preziose maioliche del Ducato di Urbino non hanno mai varcato le porte di case private. Il fatto di poter vedere oggi in un unico luogo la tradizione locale urbinate tardo quattrocentesca, come si vede poi alla fine della galleria, vedere gli oggetti migliori della collezione permanente della galleria uniti a quelli che sono gli oggetti più eccezionali che si trovano oggi in collezioni private. Quindi ecco, la Galleria delle Maioliche nasce da un'idea di Timothy Wilson di Oxford e nasce proprio per questo, per far rendere conto a tutti dell'importanza della maiolica nel Rinascimento.